Oggetto dell'interpellanza è la deliberazione numero 879 con cui la Giunta regionale ha espresso favorevole volontà a che il Ministero dello Sviluppo Economico rilasci alla società Sanleo Energy SRL il permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi, denominato Sospiro, su un'area di estensione pari a 420 km quadrati, riguardante le province di Brescia, Mantova e Cremona. Il fine di questa prima fase del permesso di ricerca idrocarburi in oggetto è il miglioramento delle conoscenze della situazione geologica del sottosuolo e l'identificazione di possibili accumuli di idrocarburi. In particolare, l'indagine, sismica consisterà principalmente nell'interpretazione dei dati geologici e sismici già esistenti, ma anche nell'acquisizione di nuove linee sismiche attraverso la generazione di impulsi nel terreno, cioè sostanzialmente delle vibrazioni. Questa pratica, delle vibrazioni risulta essere la più, tra virgolette, impattante in questa prima fase di ricerca. Ed è infatti su questa pratica che si concentrano le determinazioni contenute nel decreto numero 9770 della DG Ambiente, con cui si esclude questa prima fase di ricerca di idrocarburi dalla procedura di VIA regionale, ma appunto si indicano alcune determinazioni. E a seguito della notizia di questa espressione di favorevole volontà da parte della Giunta regionale a questo progetto di ricerca, sono comparsi sui quotidiani locali delle zone interessate dal progetto di ricerca articoli che riportavano questa notizia, appunto. E i cittadini dei territori interessati hanno manifestato legittime, a mio avviso, preoccupazioni e hanno richiesto maggiore chiarezza riguardo questo progetto. E quindi le prime due domande che pongo all'assessore sono: quali siano le ragioni che hanno spinto la Giunta regionale ad esprimere favorevole volontà a questa istanza di permesso di ricerca idrocarburi e in che modo la Giunta intenda sia informare che tutelare la sicurezza dei cittadini, informare delle attività che verranno svolte sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. Inoltre aggiungo che tale permesso di ricerca di idrocarburi non è l'unico autorizzato sul territorio regionale, anzi ne esistono molti e ne cito solo alcuni: Scarpizzolo, Calcio, Lograto, Melzo e Trigolo. Ed interessano questi permessi di ricerca di idrocarburi vaste aree del territorio regionale. Inoltre, oltre a questi permessi di ricerca di idrocarburi, sono attivi sul territorio regionale quattro stoccaggi di gas metano nel sottosuolo e sono in fase di progettazione altri stoccaggi di gas metano. Quindi le altre domande che pongo all'assessore sono: se la Giunta regionale sia consapevole del fatto che in alcuni casi i permessi di ricerca idrocarburi si sovrappongono agli stoccaggi di gas metano presenti, attivi o in progetto; se la Giunta regionale, rispetto alle nuove richieste di ricerca idrocarburi e dei nuovi progetti di stoccaggio di gas metano, abbia valutato le effettive esigenze ed offerte energetiche della Regione Lombardia attualizzate alla domanda energetica odierna e prevedibile, diciamo, nel medio-lungo periodo, e quindi se abbia senso e se siano giustificate queste attività, e soprattutto chiedo quale sia la politica che la Giunta regionale intende perseguire rispetto alle istanze di permessi di ricerca idrocarburi e gli stoccaggi di gas metano, considerato il notevole numero di istanze già autorizzate e appunto la contestuale presenza sul territorio di stoccaggi di gas metano, attivi o in fase di progettazione. Grazie. Prima di tutto, partendo e rispondendo quindi a quelli che sono i quesiti dell'interpellanza, una precisazione doverosa che forse sta alla base di tutto il ragionamento dell'interpellanza: tutto ciò che attiene i permessi di ricerca è di competenza nazionale, è il governo che decide dove si possono ricercare appunto questo tipo, insomma, di
di materiale ed è il governo che appunto poi lascia a chi è interessato alla ricerca la possibilità di farsi avanti e di chiedere appunto di procedere con la ricerca medesima. La competenza regionale si limita appunto all'intesa, al rilascio di un parere favorevole per quanto attiene appunto l'eventuale ricerca, che ribadisco è fatta e va avanti, si sviluppa sulla base di valutazioni che sono dello Stato centrale e che attengono verosimilmente a quello che è il programma energetico nazionale, quindi non sono di competenza in questo senso, rispondendo anche in parte già sin d'ora a quelli che sono i suoi quesiti consiglieri. Per quanto riguarda poi nel dettaglio l'iter relativo appunto a quella che è la delibera della Giunta in discussione, le dico che in sede di verifica di assoggettabilità via del permesso di ricerca denominato Sospiro, così meglio conosciuta, è stata esclusa appunto dalla procedura l'istanza è stata esclusa dalla soggettabilità alla via. Per quanto attiene però solo le operazioni relative alla prima fase del programma dei lavori, che sono, come ricordava lei, indagini geologiche, valutazione e interpretazione dei dati recuperati, l'attività geofisica mediante reinterpretazione di linee sismiche e la registrazione di linee sismiche in campagna. L'esclusione è motivata dall'assenza di impatti significativi sul territorio. Infatti, poiché gli studi e le valutazioni necessarie saranno appunto condotti mediante l'elaborazione delle informazioni oggi già reperibili anche presso precedenti operatori minerari, mediante appunto l'indagine geofisica, se necessaria, e sarà effettuata con il metodo, appunto, abbiamo detto, quello che ripeteva lei, dei vibrosesis, cioè senza movimenti di terra e senza l'utilizzo di esplosivi per energizzare il terreno. Il sopracitato decreto regionale ha definito puntualmente le condizioni, le limitazioni e le precauzioni da adottare da parte della società richiedente. Quindi, nonostante tutto, abbiamo inteso intervenire puntualmente con quelle che erano le precisazioni e le prescrizioni. Il decreto, per esempio, esclude dalla possibilità di assoggettare ad indagine tutte le aree protette e quelle appartenenti alla rete Natura 2000, quindi le SIC e le ZPS, e prescrive appunto l'utilizzo di sistemi di energizzazione per indagini sismiche non invasive, nonché la necessità di fornire da parte del richiedente medesimo adeguate informazioni alla popolazione in merito alle attività sismiche previste. L'esclusione di attività di ricerca di idrocarburi dalle aree protette dai siti di Natura 2000 riguarda comunque tutti i permessi di ricerca rilasciati in Lombardia a seguito di intese per la Regione. Quindi questa è una prescrizione che riteniamo fondamentale, che in qualche modo realizziamo ogni qualvolta è richiesta l'intesa a Regione Lombardia. Dell'intendimento di esprimere parere favorevole proprio per partire sin da subito e ancor prima di assumere la delibera con una campagna informativa, ho dato conto a tutti i soggetti interessati, quindi a tutti i sindaci, cioè i presidenti delle province di Brescia, Cremona e Mantova, quasi 10 giorni prima appunto della deliberazione. Ho dato conto appunto a questi soggetti tramite a mezzo di una lettera precisa con tutta una serie di informazioni anche tecniche che appunto ho inteso fare mandare dalla mia segreteria a questi soggetti, proprio per dirgli: guardate che nei prossimi giorni andrà in discussione questa delibera con queste che parla di questo appunto della ricerca di idrocarburi e soprattutto conterrà sostanzialmente questi elementi. La Regione Lombardia è interessata dai permessi di ricerca richiesti da operatori minerari al fine di sfruttare i residui volumi di idrocarburi presenti mediante lo sfruttamento intensivo della Pianura Padana che è già stato fatto in passato appunto, ma probabilmente tutti lo sanno appunto da Eni. Attualmente risultano vigenti 14 permessi di ricerca. Non i permessi Scarpizzolo e Lograto che lei ha citato, perché quelli sono ancora in fase di istruttoria. Non si riscontrano invece e sono escluse interferenze tra le attività di ricerca di idrocarburi e quelle relative allo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, poiché queste ultime appunto riguardano appunto lo stoccaggio di gas in giacimenti esauriti e anche solo per logica l'attività è certamente incompatibile con quella di ricerca di giacimenti nuovi da sfruttare. L'intesa regionale ha riguardato solo, dicevo, la fase preliminare della ricerca. L'eventuale realizzazione di interventi sul territorio dovrà invece essere assoggettata ad un ulteriore atto di intesa con la Regione, come pure l'eventuale perforazione di pozzi esplorativi e il successivo sfruttamento in caso di esito favorevole delle indagini, per le quali quindi si procederà con una procedura di via ad hoc. Sarà cura della Regione e con le amministrazioni comunali interessati prevedere idonee modalità di informazione e partecipazione dei cittadini, delle aziende e delle associazioni, ovviamente anche per evitare inutili strumentalizzazioni di questo tipo di attività.
Chiudo. Per quanto riguarda la valutazione rispetto alle nuove richieste di ricerca di idrocarburi, si evidenzia appunto, evidenzio che le attività estrattive di idrocarburi e quelle di stoccaggio sono appunto di interesse nazionale in una situazione di libera concorrenza. La Regione valuta caso per caso le problematiche ambientali presenti e quindi impone appunto le misure di cautela e di mitigazione. Il MISE, con il decreto dell'8 marzo 2013, ha approvato la strategia energetica nazionale, definendo appunto gli obiettivi di sviluppo a livello nazionale delle attività di ricerca e sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sensibile incremento della produzione nazionale. Quindi un riferimento che probabilmente le sarà utile, appunto, il decreto del MISE dell'8 marzo 2013. Da ultimo, non sono previste in Lombardia ricerche di giacimento di shale gas tramite fracking, l'attività che lei richiamava, quella forse nota per le attività svolte negli Stati Uniti, in quanto tali giacimenti non sono presenti nell'intera pianura padana. La strategia energetica nazionale al punto 4.6 intitolato produzione sostenibile di oli minerali riporta espressamente che il governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti di ricerca e coltivazione, tra l'altro appunto in zona di shale gas. Questo spero di essere stata esauriente. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore, ma in realtà sono parzialmente soddisfatto della risposta, nel senso che è vero che la competenza nazionale, questo mi è chiaro, però la Regione è chiamata a esprimere un parere e, come dice lei, il parere viene valutato caso per caso e quindi la Regione potrebbe anche esprimere parere negativo. Ecco. E quello che io ci tenevo a far notare era che la campagna informativa, per esempio, lei mi dice è stata fatta verso le amministrazioni locali, e i cittadini però forse necessiterebbero su questo tema di precise informazioni, perché sono temi delicati, soprattutto in un'area come il Mantovano, ma anche nelle altre, insomma sono temi delicati che riguardano il territorio, che riguardano il sottosuolo, ecco, sono anche temi complessi e quindi i cittadini faticano a capire, come tra l'altro anche io e tutti i non tecnici, e quindi avrebbero bisogno forse di più informazioni da questo punto di vista. E è vero, le prescrizioni sono elencate, le determinazioni sono elencate nel decreto 9770 appunto, e sono puntuali, però anche queste determinazioni parlano di ridurre al minimo gli impatti, di avere massima cura, quindi insomma qualche impatto ci sarà anche in questa prima fase. Lei ricordava il fatto che in pianura padana Eni ha già sfruttato tutti i giacimenti petroliferi, cioè nel passato Eni ha già sfruttato i giacimenti petroliferi esistenti. Infatti questo è quello che le dico, che ragione c'è ancora adesso di andare a cercare ulteriori idrocarburi se già nel passato queste cose sono state fatte e quindi presumibilmente quello che c'era da estrarre è già stato estratto, ecco. Per quanto riguarda la sovrapposizione tra i permessi di ricerca idrocarburi e gli stoccaggi di gas metano, in realtà si vede anche consultando le cartine che si sovrappongono le aree. Poi è evidente che il permesso di ricerca dipende da dove se si troverà il giacimento e quindi da dove si trivellerà, però le aree si sovrappongono. In più la pianura padana e la Lombardia è zeppa di questi permessi di ricerca e di queste stoccaggi di gas metano. La domanda è perché? Forse perché le royalties, cioè il corrispettivo che le compagnie petrolifere versano allo Stato e agli enti locali come compensazione per lo sfruttamento del territorio, in Italia e quindi anche in Regione Lombardia, sono irrisorie. E quindi in questo modo noi, non è che a noi piaccia sempre parlare di lobby, però in questo modo noi favoriamo un po', diciamo, le lobby petrolifere. Grazie.